Mi chiamo Pinot e sono pastore qui a Ostana da tanti anni, esattamente da quando sono nato. Quindi, avendo adesso quasi 70 anni, è un periodo già abbastanza lungo. I miei genitori furono a loro volta pastori, come i miei nonni. Qui fare il pastore non è che sia una cosa semplicissima. Mi chiamano il santo, forse perché sono sempre qui da solo, a volte parlo con gli animali, quindi ho effettivamente una parvenza di santo, ma non sono affatto santo. Sono un pastore che vive la dignità della montagna, perché solo quello so fare, e quindi passo delle giornate di assoluto silenzio, senza incontrare nessuno. La montagna, voi arrivate da lontano, non sapete che cosa vuol dire esattamente. Si vive col timore di che tutto accada, le mucche che si ammalano, i lampi, i fulmini. Sono già successe molte disgrazie in quel senso. Però quando devo pregare mi rivolgo soprattutto alle montagne, che mi fanno riprendere fiato e gioia. Io mi ricordo la mia, quando ero piccola, che vivevo qua, e le case erano tutte occupate, c'era tutta la gente, eravamo tutti amici, una grossa famiglia, e qualsiasi cosa andavamo al pascolo le mucche, andavamo a raccogliere l'erba, andavamo a fare il fieno, portavamo a casa, facevamo tutto, era, come dicevo già prima, era una grossa famiglia. Ci si sente molto soli. Perché anche se ci sono, diciamo, quelle due o tre persone che siamo abbastanza amici, ci consultiamo, ci parliamo, se c'è bisogno di qualcosa, per carità, ognuno aiuta l'altro, però ci sono poche persone. Certo, perché la testa capunda. E la persona di cui mi parli, che qua è molto ben conosciuta come il santo, abita lassù, in cima, nei pascoli. È una persona di cui dicono che non gradisce tanto le visite. Ma io invece penso che è tutto al contrario, nel senso, magari non gradisce le visite a casa sua perché vuole stare tranquillo, ma quando viene in paese è una persona molto socievole. Io non so se ha fatto dei miracoli, è un santo, non è un santo, ma noi siamo arrivati qua 4 anni fa, abbiamo comprato una casa. Questa casa l'abbiamo comprato perché il posto ci piaceva, ma poi non avevamo un posto di lavoro stabile. E a un certo punto, un giorno, parlando con lui, ci ha detto: ragazzi, io non vi vedo tanto bene con il lavoro. Io avrei una idea per voi. Perché non aprite un rifugio? Qua a Ostana non c'è niente, provate ad aprire un rifugio. E alla fine abbiamo deciso di aprire questo rifugio, e qua lo vedete. Pian pianino l'abbiamo costruito e adesso funziona. Quella che vedete alle mie spalle è una casa ormai crollata, molti anni fa. È una casa che è crollata 25-30 anni fa, una casa in cui io ho abitato con i miei nonni per molto tempo. Ricordo che in quegli anni è venuta una nevicata eccezionale. Saranno venuti, non so quanto ci copriva praticamente, non dico 3 metri, ma poco ci mancava. E ricordo un fatto molto importante. Io avevo incontrato in quel periodo lì questo santo, il quale
passando da questa parte, da queste parti, mi ha preso in disparte e mi ha detto: senti, io sento che sta per succedere qualcosa di brutto, qualcosa di molto strano. Io vedo che la tua casa un peso così magari non lo può reggere il tetto. Oddio, certo che lasciare la casa in un 448 non è stata una cosa facile, però ad un certo punto durante la notte, pensando a questo, non avevi gran tempo per rifletterci sopra. All'indomani ricordo che io e i miei nonni di brutto ci siamo trasferiti a casa della zia e ce ne siamo andati. Il bello è che 2 giorni dopo questa casa, il tetto di questa casa è crollato. Guai se noi avessimo ancora abitato qui per qualche giorno. Quest'ora saremmo stati sepolti dalle macerie del tetto e della neve, guai. Tutti andavano a aiutare a fare i lavori di casa, i lavori di campagna. Come dice Dio, bisogna aiutarci a amarci. Anche Dio lo dice nella Bibbia, di essere santi. E bisogna essere santi e aiutarci con l'amore l'uno con l'altro. E fanno le processioni dopo la messa, con dei canti e le preghiere, rosari. Sì, e poi diciamo poi anche al nostro parroco di pregare per il nostro santo. Per il nostro santo. Mio fratello da bambino era gravemente balbuziente, non riusciva a dire il suo nome, faceva fatica a formulare una frase di senso compiuto. Poi un giorno incontrammo dietro la chiesa qua vicino un pastore qua della zona che è stato soprannominato Magente del posto, comunque lo chiamava il Santo. E gli ha detto, l'ha invitato ad andare al pascolo con lui, andare in montagna, dicendogli che sarebbe stato in grado di parlare tranquillamente, che il suo problema si sarebbe risolto. E ha iniziato ad andare al pascolo con lui quotidianamente e tutta l'estate è andato al pascolo con lui e nell'arco di poco tempo ha iniziato a parlare correttamente. È una persona che si prodiga molto per tutti gli abitanti di Ostana e loro lo credono tutti un santo. E anche se lui si schernisce e alle volte non accetta queste cose. E anche se non è un santo per i canoni della Chiesa, è un santo per tutti e lo è anche per me, perché ha anche aiutato me personalmente. Ma è noto a me per lo che fa per la gente di Ostana, è un santo, anche se per la Chiesa è un santo. Ma che fare? Fare me che mangiare, fare due cose da mangiare o me che altre cose? Ah, ma se quando comporta il tumore a me, quando chi mangia non sa bene, quindi... Perché le tumme sono le sante? Quando morirà il santo, noi di Ostiana saremo tutti molto molto amareggiati, perché gli abitanti sono molto abituati, si affidano molto a questo santo, anche perché ha fatto determinate cose che effettivamente fanno pensare. Poi, del fatto che abbia fatto dei miracoli, la gente dice che li ha fatto. Io personalmente ci credo, perché quando lui si avvicina a te, senti un'energia proprio particolare. E quindi qualcosa c'è. È vero, la solitudine è una brutta bestia per noi montanari, per noi che viviamo sulle montagne. Ma qualche volta, scendendo giù in paese e vedendo la gente che lavora freneticamente, non ho visto una grossa differenza tra la mia situazione e la loro. Sono soli. E così io ho promesso a me stesso di lavorare bene, lavorare sodo, per poter fare molto formaggio, affinché coloro che lo richiedono siano subito soddisfatti. Questo però non autorizza nessuno a chiamarmi santo. E poi io non voglio andare qui, via di qui, voglio fare il pastore, continuare a fare il pastore, perché io quando vado per i sentieri mi appaiono nella mente tutte le figure che ho conosciuto e che ormai sono al Camposanto, e per loro che devo rimanere qui.